Dramma Val Greghentino, nella provincia di Lecco, dove una donna e suo figlio sono stati trovati morti in casa. A fare la terribile scoperta è stato il marito dell'anziana donna, che ha rinvenuto i corpi dei due e chiamato immediatamente i soccorsi. Per loro però non c'era più nulla da fare. Le vittime sono Vilma Martinoli e il figlio di 54 anni, Davide Bonesi. Secondo quanto ricostruito, la donna era costretta a stare in sedia a rotelle, veniva spesso aiutata dal figlio a salire sul montascale presente in casa. Secondo quanto emerso, la madre sarebbe scivolata tra la sedia a rotelle e il montascale e il figlio, nel tentativo di salvarla, sarebbe a sua volta caduto dalle scale. Entrambi sono purtroppo così deceduti.